Benissimo, grazie della pazienza. Diamo il via a questa seconda conferenza del terzo ciclo di Aspettando Perugia 1416. Sono conscia della difficoltà di essere massicciamente presenti, però vi pregherei anche di mandare un messaggio ai vostri rionali di essere più presenti. E scusate questa introduzione un po' parrocchiale, ma mi dispiace perché l'argomento che sarà trattato oggi è di grande interesse e sono anche molto, come dire, molto contenta che questi approfondimenti che stiamo facendo sul contesto storico, civile, artistico, ricordo la bellissima conferenza della professoressa Bianca Maria Brumana, qui presente, grazie per essere venuta, che ci ha aperto dei nuovi orizzonti per quella che era la musica medievale, i graffiti di musica ed anche il concerto che ha completato quell'incontro a San Matteo degli Armeni il mese scorso. Oggi siamo a parlare di un tema di grande interesse, ma che vi assicuro vi proietterà in un mondo da cui potrete trarre anche delle risposte ad alcune domande che tutti vi sarete posti, ci siamo posti rispetto a dei detti, dei luoghi comuni che oggi potrete capire meglio. Vi presento il nostro relatore, l'avvocato Marco Luigi Marchetti, storico per passione, e qui è un'altra leva che voglio, sulla quale voglio spingere. Lo storico per passione è uno storico che è appassionato di quello che studia e dà anche una capacità di presentazione, di coinvolgimento molto forte e che, per la quale, approfitto vedendole in sala, ricordo a tutti che il 2, quindi dopodomani, ci sarà sempre qui a Sant'Anna una conferenza nel ciclo di quelle organizzate dagli amici di San Bevignate, tenuta da Rinaldo Tieri, medico e studioso per passione, giusto? E sarà sugli eretici nel Medioevo, del Medioevo anzi. Oggi invece si parlerà di dannati e condannati nell'età di mezzo. Non aggiungo altro perché abbiamo già perso un po' di tempo nell'attesa. Purtroppo in effetti oggi c'è una conferenza in centro alla Galleria Nazionale che ci ruba molti dei partecipanti, insomma il pubblico a Perugia non è così tanto largo ed è un peccato rubarcelo, e questa la dico perché in effetti il nostro progetto di agenda condivisa dovrebbe essere davvero condiviso. È un progetto che io mi sono prefissa, un risultato che voglio ottenere, e prima o poi ci arriveremo. Ho tardato anche, e qui concludo, perché vengo da una riunione dei sindaci delle attualmente 8, ma diventeranno 9 città, sindaci o assessori, che partecipano al progetto SPUR di candidatura UNESCO. Questo lo sottolineo perché il progetto SPUR è ovviamente un progetto che si riferisce a Perugia, le mura etrusche, quindi altro periodo, non il nostro, ma lo sottolineo per dare l'evidenza, l'attenzione alla nostra storia, alle nostre radici, che quindi non è esclusivamente quella riferibile al 1416, ovviamente al nostro progetto di rievocazione storica per il quale siamo convenuti oggi, ma è veramente attenzione ad ognuna delle fasi della nostra storia. E quella sarà veramente importante, un progetto per il quale chiederò ancora la partecipazione della città e che mi auguro ci vedrà vincitori, perché siamo una bellissima, diciamo così, una rete di città che ognuna per la sua caratteristica vanno a riformare la città etrusca. Quindi Perugia per le sue mura sarà anche uno stimolo per riqualificare le nostre mura etrusche.
Chiudo la parentesi, me ne scuso, soprattutto mi scuso con il relatore e gli lascio la parola. Grazie a tutti. Va bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, al di là delle aspettative che avrà creato l'assessore, parliamo di dannati e condannati dell'età di mezzo come, diciamo così, un argomento che attiene a un taglio giuridico prevalentemente e che tocca aspetti relativi a procedure che riguardavano particolari categorie di persone nel dialogo in generale. Partiamo da questo, che questo testo è uno statuto comunale, è uno statuto comunale in questo caso di Gubbio, ma potremmo prendere uno statuto di Todi, potremmo prendere uno statuto di Arezzo, di Firenze, di Bologna o di Venezia, non cambierebbe nulla, in cui viene disciplinata una procedura, spesso a questa non prestano molta attenzione gli storici veri, quelli per passione sono i dilettanti come me, ma che è molto particolare per come viene configurata e per i significati che assume. Si chiama la cessio bonorum. La cessio bonorum è una procedura particolare che viene applicata nei confronti dei debitori che ovviamente vengono arrestati perché sin dal diritto romano, ma poi nel Medioevo e praticamente fino al codice del 1942 era consentito l'arresto per debiti, e se vogliono uscire dal carcere devono sottoporsi a una procedura particolare, cioè devono impegnarsi a cedere tutte le loro proprietà e lo devono fare in una procedura formale che nell'età di mezzo assunse delle caratteristiche veramente peculiari. Perché? Perché come potreste leggere da questo statuto, ma la procedura è simile dovunque, il debitore incarcerato faceva istanza al magistrato chiedendo di essere ammesso alla cessio bonorum e veniva portato dalle guardie fino alla piazza. La piazza, perché come potete immaginare, la piazza è il luogo in cui la giustizia viene fatta, la giustizia si esercita coram populo e quindi nella pubblicità e sotto gli occhi di tutti il soggetto che ha commesso il suo reato o la sua mancanza deve scontare la sua pena. Il problema è che qui il debitore, trascinato dalle guardie e possiamo immaginare in un corteo di creditori urlanti e insultanti, veniva portato davanti al magistrato ed era costretto a denudarsi e a battere le sue natiche su una pietra o sulle scale, ma normalmente su una pietra, per tre volte, pronunciando ritualmente una formula che più o meno diceva così: cedo tutti i miei beni creditori, prendete tutto ciò che ho, rinuncio a qualsiasi proprietà, soddisfacetevi come potete, e in quel momento, con tutte le varietà che possono cambiare da città a città, poteva essere liberato dal carcere. A questa procedura singolare si aggiungeva inoltre un altro tipo di comminatoria, che era l'imposizione sul capo del disgraziato di un berretto verde, che era obbligatorio portare per tutta la vita praticamente, a meno che non riuscisse a ripagare i propri debiti. Questa procedura così terribile, così infamante, con aspetti così crudeli, è non spiegabile, perché non si riesce a capire qual è la motivazione di una ritualità così pesante e soprattutto qual è la connessione tra questa ritualità e questa procedura civile che è la cessione dei beni, che è un contratto disciplinato ancora oggi dal nostro codice civile e che ha tutta una serie di effetti di cui adesso non è il caso parlare, però sostanzialmente è il soddisfacimento dei creditori. Per capire qualcosa di questa procedura, tenendo conto che questa la troviamo ripetuta, identica, in quasi tutti gli statuti italiani, non solo, ma la troviamo estesa addirittura a tutta Europa come tipo di procedura, qualche volta dimenticata, e con piccole differenze procedurali tra le stesse, questo tipo di procedura in realtà non esisteva neanche nel tardo periodo romano. Quindi, per cercare di capire perché si verificava questa situazione, dobbiamo fare un salto indietro, tornare cioè al diritto romano e cercare una spiegazione di... rimane bloccata l'immagine, grazie. Ah, grazie.
una spiegazione di questo rito di procedura. Ecco, qui lo vedete per esempio in una stampa abbastanza tarda, siamo nel XVIII, dove vedete il malcapitato sulla sinistra tirato su con una corda e nell'altra parte dell'immagine vedete i creditori che hanno portato in piazza tutti i beni del malcapitato e se li dividono. Per capire qualcosa di più dobbiamo tornare indietro. Tornare indietro e capire perché vi sia la possibilità di esercitare questo tipo di procedure. Questa che vedete, per esempio, siamo sempre in periodo comunale, è il lapis vituperi di Padova. Nel salone di Padova, nel salone del Palazzo delle Erbe di Padova, c'è questa pietra bellissima, forse la più bella che è rimasta in Italia di questo tipo di monumenti, che rappresenta con un monolite di granito, con scritto lapis vituperi, proprio la pietra in cui venivano eseguite le condanne nei confronti dei debitori falliti. Qui abbiamo Firenze, che nelle logge dei mercanti ha la sua pietra dei falliti, anche questa con questa simbologia a ruota, che forse ricorda ed evoca la ruota della fortuna, che nel Medioevo era una simbologia particolarmente marcata sulle alterne fortune degli umani. Questa invece è Modena, è la pietra della Renga d'Ora, o della Renda d'Ora, seconda di come si pronuncia, e come si trova nelle fonti, che è lo stesso un enorme monolito su cui venivano eseguite queste condanne. Le differenze che poi troviamo in altre località italiane, per esempio, attengono, qui siamo nell'Italia meridionale, che come nella Spagna la pietra viene sostituita dalla colonna. Tutti i paesi a dominazione spagnola riportano il tema della colonna, per esempio lo troviamo non solo il tema della colonna infame, ma qui siamo a Bari, con questo leone, in questo luogo venivano eseguite queste condanne. Questo è Milano, è il cosiddetto Pozzo dei Falliti, che anche questo sostituisce una pietra dove venivano eseguite queste condanne infamanti contro i debitori insolventi. Ecco, questa è Piazza dei Tribunali ugualmente, dove venivano anche qui eseguite questo tipo di condanne, siamo sempre a Milano, e questo è Napoli, è una vecchia stampa di Napoli, la freccia rossa indica la colonna dove venivano eseguite queste condanne. Ecco, per capire qualcosa dobbiamo tornare molto indietro, dobbiamo tornare al diritto romano. Il diritto romano disciplina, diciamo così adesso, detto molto velocemente, il regime dei rapporti debito-credito con procedure abbastanza complesse. Le leggi delle 12 tavole, siamo al 450 a.C. circa, sono durissime nei confronti dei debitori. Il debitore, ed era così sancito, poteva essere incatenato con catene da 15 libbre, veniva specificato anche il peso delle catene, e portato e diventava un oggetto praticamente del creditore. Veniva portato nei mercati per 3 volte e se non veniva riscattato da nessuno, se il debito non veniva pagato, poteva essere venduto, come si dice, trans tiberim. Addirittura le tavole con gerbo, così, con molto disprezzo, affermano anche la possibilità per il creditore di farlo a pezzi o di dividerselo tra creditori. Il diritto romano, quindi, diciamo così, nella sua forma arcaica, conosce il tema della manus iniectio, cioè il debitore è una cosa apprensibile dal creditore che può eseguire su di lui le sue pretese di tipo creditorio. Questo tema del debitore come cosa, cioè, ce n'è un eco, per esempio, letterario nel Mercante di Shylock, nel Mercante di Venezia, quando Shylock dice: per riscattare il tuo debito vorrei una libra della tua carne, no? Fa riferimento proprio a questo tipo di concetti. Le cose cambiano con la Lex Petelia Papiria, perché siamo nel 300-310 a.C., perché, diciamo così, si sostituisce dalla persona come oggetto dell'esecuzione, si sostituiscono le cose. Il passaggio è epocale. E coincide con una evoluzione giuridica molto molto importante, perché, come potete immaginare, dal rapporto materico con la persona si passa alla possibilità di eseguire soltanto sulle cose il proprio rapporto creditorio. Ma la procedura era ancora particolarmente crudele. Le cose vengono ricordate da Cicerone, questo tipo di processi, con una famosa lettera che lui scrive, dove dice: le condanne contro i debitori sono terribili perché gli si celebra un funerale da vivo e mentre ancora è in vita gli si fa il più crudele dei funerali. Se funerale è quello a cui partecipano non già gli amici ma i compratori dei suoi beni,
riuniti come carnefici per lacerare in tanti pezzi quello che resta della sua vita. Ecco, queste parole di Cicerone ci fanno capire quanto sia stato duro l'esecuzione delle condanne, che nel comizio, cioè nello spazio pubblico dove venivano eseguite, dove è eseguita la giustizia, dove venivano eseguite le sentenze nella Roma, si poteva appunto assistere con frequenza quasi quotidiana a questo tipo di spettacolo. Le cose cambiano con Augusto. Augusto mitiga molto questo tipo di procedure, come tante altre tipi di procedure del diritto romano arcaico, e siamo nel 40 dopo Cristo, cominciano ad arrivare la Lex Iulia de Boni Cedendis e la Bonorum Venditio, per cui i creditori non possono più neanche toccare i beni del debitore, ma possono limitarsi soltanto a far vendere questi beni e soddisfarsi sul ricavato. Il debitore viene poi liberato dal carcere e addirittura, in caso di stanza, può avere anche una proroga quinquennale per pagare i suoi debiti. Quello che vedete qui è uno schema, infatti, del comizio, dello spazio pubblico dove nel diritto romano venivano eseguite le condanne, dove vedete sulla sinistra la colonna menia, che è appunto la colonna da cui deriva il concetto di colonna dell'infamia, in cui venivano eseguite le condanne, e la statua di Marsia e la lupa. Perché questo? Perché quando si va davanti al pretore urbano a eseguire questo tipo di condanna, il comizio era pieno di monumenti che avevano carattere simbolico, cosiddetti monumenta monimenta, cioè erano tutti capaci di evocare concetti particolarmente simbolici per l'epoca. Ad esempio, la lupa capitolina era stata realizzata attraverso la fusione di bronzo che era stato requisito agli usurai romani, e quindi era lì come un monito a rappresentare che in caso in cui si venisse a reclamare davanti al pretore crediti di tipo usuraio, poteva essere lo stesso usuraio a finire attaccato alla colonna menia. Oppure, se noi pensiamo alla statua di Marzia era il famoso fauno che, legato con i ceppi, ammoniva appunto la possibilità che da creditore si potesse passare immediatamente debitore di giustizia per questo. E quindi era un modo di ammonire chi veniva di fronte al pretore dall'eseguire correttamente le sue istanze nei confronti dei debitori, proprio per mitigare questo tipo di procedure. Ma nello stesso tempo venivano svolte in un contesto particolarmente carico di simboli. Le cose si evolvono ancora perché a un certo punto si arriva nel Medioevo alla necessità di far transitare tutto questo complesso di norme di cui si è persa in parte la memoria, in parte si sono sovrapposte prassi, istanze, diritto barbarico, e attraverso il codice Giustinianeo. Tutta l'evoluzione giuridica del Medioevo passa attraverso questa ricerca mitizzata, spesso anche, diciamo così, con simbologie particolanti. Basta pensare a quella che fu la rappresentazione di Giustiniano addirittura da parte di Dante Alighieri, no? Dante lo mette addirittura in paradiso Giustiniano, ecco qui che no, Dante Beatrice di fronte a Giustiniano. Ma perché questo? Perché ovviamente vi era la necessità di creare per la collettività un nuovo corpo di norme, una nuova serie di regole organiche che avessero carattere di indiscutibile fondatezza, e questo veniva trovato nella mitizzazione del diritto romano. Quindi il diritto romano passa attraverso una ricerca che tra Gregorio VII, che va a cercare conferme alle sue istanze papali, e cioè a questo riordino che lui tenta di fare di queste norme, e che quindi passa attraverso la glossa e le prime università in cui il diritto romano viene ricostruito per rifondare con Giustiniano il corpus iuris civilis che aveva lui realizzato e che doveva arrivare al Medioevo come fonte normativa idonea a regolamentare la vita civile e pubblica delle città. Questo tipo di situazione fa sì che i comuni
che sono carichi di esigenze normative, perché nei comuni arrivano i mercanti, perché nei comuni la vita civile si sviluppa attraverso un complesso di rapporti di città che rinascono, fa sì che questi istituti del diritto romano rimangano e vengano recuperati, ma vicino ad essi si affiancano anche istituti nuovi. Il problema è che, mentre nel diritto romano il rapporto creditore-debitore dal diritto arcaico di 4 secoli prima di Cristo era stato progressivamente mitigato, noi troviamo un medioevo in cui invece queste procedure sono particolarmente crudeli. E soprattutto sono particolarmente crudeli perché, accanto alla condanna di tipo giuridico, quindi la privazione dei beni, il carcere, eccetera, si appoggia sempre questo carattere terribile dell'infamia. Perché questo? Perché nel Medioevo la disciplina degli istituti giuridici e le sanzioni non si limitano, come nell'epoca contemporanea, a toccare due tipi di beni, cioè la libertà personale, il carcere, e il patrimonio, la multa, l'ammenda, la confisca, eccetera, ma toccano anche l'onore. L'onore viene toccato attraverso il concetto di infamia, ma l'infamia non è un'infamia di tipo sociologico, l'infamia è una vera e propria pena, cioè l'infamia viene combinata come pena e accompagna spesso altri tipi di pena, come il carcere o la fustigazione o pene corporali, proprio perché era particolarmente sentita la lesione dell'immagine nella collettività del soggetto che veniva reso reo con la sentenza. In questa immagine voi vedete una cessio bonorum disciplinata nel codice giustinianeo. La procedura viene descritta come una procedura ordinaria, processuale, normale, per cui c'è un'istanza del debitore, il debitore viene ammesso come un beneficio, cioè non deve essere un frodatore, non deve essere colpevole di particolari rei, per cui alla fine se cede tutti i suoi beni, più non si può prendere da lui, viene liberato dal carcere e i suoi beni vanno a soddisfare i creditori. Il concetto è semplice, però accanto ad esso l'infamia viene collegata inesorabilmente alla procedura. Che cos'è l'infamia? L'infamia è il termine deriva dalla lesione della fama, no? Quindi la fama nel Medioevo è addirittura deificata, un valore enorme, altissimo, tocca concetti particolari di tipo filosofico, perché la fama comunque è la proiezione dell'uomo, è di tipo immortale, è la fama descritta da Orazio, quella che si tramanda, è il valore più grande che si può mantenere. In realtà la pena la colpisce perché la lesione diventa particolarmente marcata. E allora abbiamo una fantasia incredibile di combinatorie che valgono a toccare il concetto della fama per essere appunto applicate come sanzioni quelle dell'infamia. Per esempio, questa è una maschera di infamia che veniva obbligatoriamente messa a soggetti che venivano resi di particolari reati, soprattutto nel nord dell'Europa, oppure possiamo avere, per esempio, un altro tipo di infamia che veniva dato dalle pitture infamanti. Molti dei soggetti che venivano resi colpevoli di reati, anche i falliti, venivano fatti oggetto di pitture infamanti, ma addirittura venivano chiamati fior di pittori per farlo. Qui vediamo a sinistra due disegni di Andrea del Sarto, detto Andreino degli Impiccati, perché faceva questo tipo di opere, che non era proprio l'ultimo dei pittori fiorentini, che spesso disegnava le figure di questi rei e queste figure venivano trasformate in affreschi o diventavano dei grandi pannelli appesi addirittura sui palazzi pubblici. Perché erano infamanti? Perché, come vedete, l'immagine del reo viene pubblicamente dileggiata attraverso il disprezzo totale, soprattutto attraverso il concetto dell'essere appeso a testa in giù, che era un concetto particolarmente spregevole in quel periodo. A destra invece voi vedete un soggetto che è stato condannato per usura, che viene appunto raffigurato con in mano ancora il sacchetto dei denari che valgono a tirarlo ancora più giù. Ecco. Nel nord Europa invece, oltre alle pitture infamanti, si usano le lettere di infamia,
Cioè praticamente vengono scritte delle lettere in cui si descrive la pena, il reato che aveva fatto questo soggetto, la violazione della fiducia, i debiti, che era fuggito, che non aveva pagato, che aveva derubato, e venivano diffuse in modo tale da divulgare appunto l'infamia del soggetto. Anche qui vedete un'altra lettera di infamia con questo soggetto che addirittura con lo stemma nobiliare, come vedete, figura appeso a testa in giù, nonostante il panneggio e i vestiti eleganti, con i corvi che gli beccano i piedi, e anche questo potete immaginare che tipo di carattere particolarmente infamante possa avere questo tipo di procedura. Qui addirittura abbiamo l'immagine forse agognata di fare a pezzi la persona che si è resa colpevole di reato e viene raffigurata, addirittura fatta a pezzi, appesa su dei ganci. Questo invece è un affresco che viene da Brescia, è il Broletto di Brescia, ed è interessante perché, come vedete, qui ci sono dei cavalieri che escono dalla città. Come vedete il viso è mesto, è un viso con la mano che tiene la guancia così, e danno tutti una borsa al collo. Sono dei venduti, sono stati pagati, hanno tradito la loro città e quindi vengono raffigurati come dei traditori, dei vigliacchi, e la loro immagine viene quindi lanciata nell'infamia più spregevole attraverso questo affresco, perché nessuno possa dimenticarsi che questi cavalieri in realtà di nobile non hanno nulla, ma sono soltanto degli infami traditori. Qui vedete invece un usuraio, anche qui il concetto dell'infamia sull'identificazione dell'usuraio è un demone che, come vedete, accompagna l'usuraio, che ha la borsa che tiene stretta a sé, e viene raffigurato in modo dispregiativo proprio per rappresentare questo. Qui ancora l'appeso, come vedete in questo capitello, siamo a Sant'Ambrogio, a Milano, vedete l'appeso a testa in giù su un capitello, che anche qui appunto raffigura come si finisce qualora si violino determinate regole. L'infamia è anche la berlina, la gogna, queste incisioni sono molto tarde, però il concetto è lo stesso, avremmo potuto vederle anche 4 secoli prima di questi, cioè la berlina, l'essere messo alla berlina, e anche questo il marchio dell'infamia nei confronti di un soggetto che perde in pubblico la sua dignità. Questi sono due adulteri, anche gli adulteri sono una categoria che sono stati particolarmente marchiati di infamia, con pene anche particolari. Le pene più frequenti che troviamo rappresentate in tutto il Medioevo, soprattutto verso la seconda metà del Trecento, è addirittura il costringerli a camminare nudi per la città sotto gli insulti della popolazione. Questo è un dipinto molto tardo, ma rappresenta lo stesso concetto di questi due adulteri. Come vedete, lo sguardo sdegnato della collettività e loro che nudi, quindi nell'infamia, cioè nella perdita della dignità, vengono costretti a camminare nudi per la città. Qui vedete un'altra lettera, anche questo siamo sul nord, dove questo signore viene portato a cavallo, legato, come vedete, battuto, dileggiato, e con a capo un signore forse munito di poteri giudiziari, non lo capiamo, forse soltanto una specie di strillone, che annuncia il passaggio di questa persona. Ma questo perché, dicevo? Perché l'infamia colpisce la persona in un bene più caro, che è quello dell'onore. L'onore, quindi la fama, viene lesa attraverso questa marchiatura, perché in effetti la fama colpisce la persona, dal latino persona, cioè maschera, dall'etrusco perso, quindi è un attacco diretto all'immagine pubblica, ci si espone pubblicamente, pubblicamente si vide, noi svolgiamo il nostro ruolo sociale, e quindi nel momento in cui pubblicamente io la tua persona, la tua maschera, la copro di infamia, ti rendo impossibile praticamente far parte della collettività civile. Questo avviene in tutta una serie di categorie sociali e professionali che hanno costituito oggetto di particolare attenzione, perché diciamo così, in questo periodo, come in questo caso il folle, come vedete il folle è una persona che, qui vedete, il folle suona un animale, quindi fa un gesto di pura stoltezza, E come vedete viene dileggiato da quei due gentiluomini da una parte che ridono della sua cosa. È un folle che sta forse per diventare un giullare nella sua
divisa nel suo vestito, ma è comunque caratterizzato da una nota che distingue questa persona, che in questo caso è un codice identificativo da reietto, che è il giallo. Questo folle, come vedete, è vestito di giallo. Il giallo ha una connotazione estremamente negativa in tutto il Medioevo. Tant'è vero che noi lo troviamo imposto a livello statutario nei confronti di moltissime categorie sociali disprezzate. Per esempio qui vedete l'uscita dal carcere, anche qui abbiamo un reo vestito di giallo, immediatamente il pittore usa il giallo per identificare la categoria del soggetto. Qui abbiamo, siamo molto tardi, qui siamo nel XVII secolo, siamo in Spagna, però anche qui come vedete il cappello, con questa forma a punta da cui deriva poi il cappello dell'asino per esempio di Pinocchio, il cappello e il colore giallo sono utilizzati per il dileggio. Quindi si dileggia la persona imponendogli un vestito colorato che ha immediatamente una capacità simbolica di rappresentazione del negativo e gli si impongono anche indumenti che diventano anch'essi codice identificativo. Neanche Giotto è sfuggito, anzi Giotto ha fatto un uso molto intenso della simbologia dei colori nei suoi affreschi. Per esempio qui abbiamo un Giuda che bacia Cristo. Il Giuda, come vedete, usa e avvolge Cristo con una tunica gialla. Qui il giallo non può non avere una connotazione negativa, tra l'altro Giotto non lo usa soltanto qui, ma lo usa anche in altri contesti. E per esempio qui siamo agli scrovegni, e come vedete Giotto, guardate Giuda con la borsa, con i 30 denari e il demonio che sta alle sue spalle, guardate Giuda come viene totalmente avvolto dal mantello giallo. Il giallo qui proprio è veramente l'infamia, è la connotazione negativa del soggetto. E questa simbologia dei colori, questa necessità di identificare nell'immediatezza in un codice percepibile da chiunque, e quindi questo consentire l'identificazione di una categoria negativa attraverso il colore o attraverso il simbolo, è un'esigenza tipica di questo periodo. Perché il Medioevo, più che vestiti, ma questo lo vedremo anche per altri esempi, usa delle vere e proprie divise. Cioè gli uomini si caratterizzano nei loro ruoli sociali, ma anche nei loro sentimenti, nelle loro capacità, nella loro onestà, nelle loro gerarchie morali, attraverso simboli. E quindi era particolarmente sentita l'esigenza di identificare immediatamente il soggetto, per relegarlo nel suo posto. E se non lo faceva, c'erano regole che lo imponevano. Questa simbologia, tra l'altro, io al Feste del Medioevo lanciai a Gubbio questa ipotesi, forse Chiara Furgoni, che è una studiosa di questa materia, potrà verificarlo. Questo è, siamo Assisi, Giotto, ed è San Francesco che dona il mantello. Attenzione, non è la iconografia tradizionale del San Martino il mantello, dove il mantello viene dato al povero. E come vedete qui l'iconografia del povero è evidentissima, è una persona totalmente denudata, non ha nulla. Qui l'iconografia è molto diversa, tant'è vero che se si va a leggere le fonti, si va a leggere Bonaventura non dice che questo è un povero, dice che è un cavaliere povero. Allora, se si analizza l'affresco, si notano immediatamente alcune cose. Prima di tutto, come vedete, è il cavaliere, ma purtroppo mancando ormai la descrizione dell'affresco che è andata perduta, non lo sappiamo, ma certo è un cavaliere senza cavallo, il cavallo era un bene di altissimo valore, ovviamente. San Francesco ce l'ha, lo vedete, mentre il cavaliere che sta sulla sua destra non ce l'ha, è in una posizione riverente verso San Francesco, lo sta ringraziando. San Francesco, con l'aureola lo si riconosce, gli dà questo mantello, ma il cavaliere è ben vestito, ha un tessuto bello con cui è fatto il panneggio del suo vestito, è un rosso, tra l'altro il minio era un colore non economico, ma il cavaliere ha un simbolo particolare, ha il cappello verde. Questo simbolo potrebbe essere un simbolo particolarmente interessante perché potrebbe denotare veramente una persona che è passata attraverso le forche della Cessio Bonorum, cioè di un cavaliere che si è trovato nella impossibilità di adempiere ai suoi debiti,
abbia per liberarsi effettuato un accessio bonorum, altrimenti sarebbe rimasto in carcere, e quindi si sia privato interamente dei suoi beni per darli ai suoi creditori e si sia trovato a dover indossare quel berretto verde di cui tutti gli statuti parlano e che veniva imposto ai soggetti che avevano effettuato questa procedura. L'ipotesi è interessante, meriterebbe comunque un'analisi, ma soprattutto, secondo me, se non fosse così, io credo che per la, diciamo così, capacità e decisa volontà di Giotto di utilizzare semiologicamente il colore come capacità identificativa del soggetto, potrebbe, se non altro, aver utilizzato il verde del berretto per dire questo è un povero, questa è una persona che non è più capace di fare nulla da un punto di vista contrattuale. Quindi lo identifica per differenziarlo anche da San Francesco in questo modo. Ecco. Perché, come dicevo, l'iconografia invece degli altri tipi, nello stesso periodo, di donazione di mantello, sono completamente diverso. Ma questo va anche inquadrato in un altro tipo di ragionamento, va inquadrato nel perché ci sia questa necessità di identificazione. Perché in quel periodo arriva il mondo incredibile, importante, dei mercanti. E sui mercanti ci sono molte cose da dire. Perché? Perché i mercanti arrivano e i mercanti irrompono in questo mondo, e cioè nel mondo giuridico, diventando innanzitutto produttori di norme. La prima esigenza che loro soddisfano è quella di creare proprio la lex mercatoria. Lo ius mercatorium è un mondo di regole che non solo disciplina la vita dei mercanti, ma addirittura la disciplina in via autonoma. È un diritto di classe, è un diritto speciale, si applica solo a loro o comunque quando si viene a contatto con loro ed è diverso dal diritto comune. Se noi ci fossimo trovati in quell'epoca a stipulare un contratto con un mercante, il contratto sarebbe stato regolato dalla lex mercatoria e non dal diritto comune, romano, classico. No, si sarebbe disciplinato la lex mercatoria. Dove sta la lex mercatoria? La lex mercatoria sta nelle regole delle corporazioni. Ogni corporazione aveva le sue regole, aveva la sua disciplina. Erano regole molto severe, erano regole afferenti l'appartenenza e quindi disciplinavano che cosa significava entrare, il giuramento, il patto di fedeltà, quali erano le regole da osservare, come si eleggevano i rappresentanti delle corporazioni e nello stesso tempo erano regole che attenevano al modo di operare e quindi alla disciplina contrattuale. Questa disciplina ebbe una evoluzione importantissima non solo nell'Italia così raffigurata, ma addirittura in tutta Europa, si è espansa volando. Perché? Perché i mercanti non potevano rimanere relegati agli statuti comunali, perché gli statuti comunali avevano una disciplina di efficacia territoriale limitatissima. In realtà chi doveva vendere in più mercati possibili non poteva limitare con un'ottica territoriale così modesta come il territorio di un comune e quindi limitarsi allo statuto comunale. Ecco perché i mercanti creano un diritto direttamente nella realtà, nelle fiere. Ed ecco perché questo diritto che viene creato da loro si espande velocissimamente, per cui da Genova a Londra, da Amburgo a Napoli si applicano le stesse procedure. I mercanti hanno bisogno di leggi veloci, facilmente interpretabili, semplici, con procedure molto celeri. Addirittura in alcune corporazioni è vietato l'ingresso degli avvocati, proprio perché gli avvocati arriverebbero con i loro sofismi a creare discussioni interminabili. La giustizia se la fanno da soli, eleggono i propri giudici, non sono i giudici ordinari. Questo mondo della mercatura poi si eleva e raggiunge il potere comunale, perché, come voi sapete, praticamente i mercanti conquistano i governi comunali attraverso un'opera capillare non solo di potenziamento economico, ma anche di potenziamento sul piano giuridico, della regola, della certezza, le costruzioni delle città, tanto che, come per esempio è stato detto, Benedetto Cutrugli scrive questo libro molto interessante sul mercante perfetto, in cui disegna una figura di mercante che è totalmente alternativo alla classe nobiliare. Il mercante è ormai titolare di una
sua serie di gerarchie morali molto precise. Il mercante viene descritto come una persona colta, avveduta, deve essere un letterato, deve essere una persona munita di garbo e di capacità di relazione, deve essere una persona munita di una moralità irreprensibile. Guai se fosse un usuraio, guai se fosse un frodatore, guai se viene meno alla parola data, perché questo determinerebbe poi una rottura di una regola e la perdita non solo per lui, ma per la sua stessa classe di appartenenza. Il passaggio successivo è addirittura la visione del mercante inserito come ingranaggio nella collettività, per cui è una specie di impresa sociale che all'epoca vede nel mercante l'organismo principale non solo della creazione della ricchezza, ma del buon governo delle stesse città. Ecco perché in un sistema come questo immaginare che un soggetto venga meno e possa determinare una rottura di questo patto sociale diventa un danno rilevantissimo. Per questo chi rompe il patto è un infame, cioè è un soggetto che non merita di essere apprezzato pubblicamente, ma anzi merita un dileggio che viene tradotto giudiziariamente in tutta quella serie di ritualità processuali di cui abbiamo parlato prima. Tanto è vero che qui ne vediamo una stampa, no? Questi temi della colonna infame si diffondono in tutta Italia. Le piazze, che sono il luogo in cui si esegue la giustizia, perché la giustizia è pubblica, sono piazze in cui la colonna ammonisce appunto: guai a chi rompe il patto sociale della fiducia, guai a chi rompe l'affidamento, in un mondo in cui il contratto si può stipulare anche verbalmente, la fiducia è un passaggio essenziale. In un mondo in cui la ricchezza viene creata dal credito, quindi dall'affidamento, l'affidavit, guai rompere questo tipo di patto, si crea un danno irreversibile alla collettività. Ecco perché questo merita l'infamia ed ecco perché il soggetto che si marchia di questo tipo di colpe deve essere pubblicamente dileggiato e deve essere additato affinché si possa riconoscere. Quindi da questo punto di vista il reo, colui che viene meno alla regola, è un soggetto che va emarginato, ma non solo va emarginato, va anche identificato. Il mercante e comunque gli statuti impongono i berretti verdi ai falliti, come impongono tanti altri segni a tante altre categorie di persone, perché non c'è solo la necessità di condannarli, non è soltanto una pena, ma diventa un codice identificativo per guardarsi da esso. Il berretto verde impediva di fare credito al fallito, perché altrimenti questo avrebbe determinato la possibilità per un mercante di fare credito a un soggetto totalmente incapiente. Questo concetto della rottura del patto sociale è molto interessante. Tra l'altro, qui a Perugia c'è un riferimento, un documento che io non ho trovato in nessun altro statuto, ne ho letti tanti, perché in quella istituzione incredibilmente importante e complessa come fu la Mercazia e il Collegio del Cambio, che sono stati due monumenti della civiltà, non solo commerciale e mercantile, ma giuridica, In quelle due bellissime, interessantissime corporazioni, questi principi sono tutti rimarcati, ma c'è un passaggio piccolo piccolo, in poche righe, che secondo me rappresenta la sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Perché? Perché coloro che falliscono vengono denominati rumpentes, anzi rumpentes fidem, cioè sono i distruttori della fede, questo da fede come fiducia, dell'affidamento, quindi chi ha confidato in loro è stato tradito, quindi loro hanno rotto il patto di fiducia. E nella rubrica 146, siamo nel 1402, rubrica 146 dello statuto della mercanzia, si dice che praticamente questi soggetti che rompono la fede possono essere attaccati, gli possono essere espropriati i beni e soprattutto sono in genere persone che aufugiunt, cioè scappano. Qualcuno dice che il termine fallire deriva fallare, scappare. In realtà la matrice unica di fallire è da ingannare, ingannare. Tanto che Baldo degli Ubaldi e anche Bartolo
collegano il concetto del fallito al frodatore, cioè si presume la frode nel fallito che fugge, decoctor ergo fraudator, dice Walter. Ma negli statuti della mercanzia si dice che questi soggetti che rompono la fede quod fallire in vulgari dicitur. Cioè usa per la prima volta questo termine molto interessante, con cui dice tutti questi soggetti che rompono la fede, che non rispettano i contratti, che tradiscono il patto, che creano dei danni alla nostra comunità, che creano dei danni alla nostra arte, che buttano in favia sul nostro modo di operare, questi in pratica, in volgare, vuol dire che fanno una cosa che si chiama fallire. Questo è un passaggio lessicale che è veramente molto raro, non l'ho trovato in nessun altro statuto, perché designa il fatto che il termine fallire innanzitutto viene utilizzato in volgare, ma che aveva assunto un significato, una connotazione extragiuridica, per diventare una nozione in possesso anche dei mercanti o comunque sociologica, per cui il fallito è il frodatore, e in lui si presume l'inganno, perché è colui che si sottrae agli obblighi e che lede, rompendo questo patto, gli interessi della intera comunità. Detto questo, troviamo la stessa filosofia processuale attraverso le regole che la stessa mercanzia dà, perché dice praticamente che in questi casi si procede molto velocemente, in 3 giorni, all'appropriazione dei beni del fallito e sine strepito, cioè senza tanto clamore, si procede a chiudere tutta la questione. Questa è una impostazione di una grandissima modernità e di una tecnica processuale veramente molto, molto raffinata per il periodo. Siamo nel 1402, siamo probabilmente a un momento di altissima importanza delle due corporazioni, tanto che quando arriva Braccio nel 1416, lui stesso capisce, ossequiando la mercanzia e il cambio sulla loro potenza, tanto che cerca in tutti i modi di rompere l'obbligatorietà dell'esercizio dell'arte, trasformandola nella semplice obbligatorietà dell'iscrizione, perché in questo modo, anche se non sei un appartenente all'arte, ma comunque ti iscrivi, puoi entrare a farne parte, perché soltanto in questo modo, attraverso il tunnel del passaggio all'interno di queste due strutture, si poteva poi passare e accedere alle cariche cittadine. Quindi diventa fondamentale entrare nelle due corporazioni con molto rispetto, tanto che, come diceva Giuseppe Severini nella presentazione a questo libro, si assiste a un vero e proprio ossimoro, perché qui sono i nobili che desiderano entrare nelle corporazioni borghesi, non il contrario, e sono i nobili che, entrando nelle corporazioni borghesi, ne hanno addirittura cambiato poi la natura e la forma. Detto questo, dobbiamo dire che però questo sistema identificativo che nel Medioevo aveva caratterizzato, appunto, come dicevamo, i falliti o comunque coloro che rompevano la fede, non era limitato a loro. Ci sono moltissime altre categorie di soggetti che sono stati oggetto di identificazione, per esempio i lebbrosi. I lebbrosi, per motivi di igiene e sanità, erano obbligati non solo a vestirsi con delle tuniche particolari, ma addirittura a portare la raganella, che era questo strumento, una specie di nacchera, con cui erano obbligati a suonarla per annunciare il loro passaggio, no? Di cui abbiamo diverse rappresentazioni, oppure dovevano usare la campana in altro tipo di territori. Il lebbroso è un soggetto che poi si è scritto tanto su questo. Non c'è soltanto un problema di igiene e sanità pubblica, c'è anche un problema di superstizione nei confronti del lebbroso. Spesso si dice che magari la sola psoriasi avrà determinato un atteggiamento di allontanamento di queste persone dalle comunità. Sta di fatto che ci sono regole, e c'è documentazione aiosa sulla necessità di imporre a queste persone una serie di comportamenti e di regole che valevano non solo identificarsi, ma, come dicevamo prima, alla possibilità di tutelarsi da un contagio. Un altro tipo di situazione, invece, che riguarda l'identificazione dei gruppi avviene anche per motivi religiosi. Per esempio, alcuni di essi furono non solo gli ebrei, ma per esempio i Cagò. I Cagò, Francia meridionale, Belgio, era un gruppo di
genia che secondo alcune teorie derivavano dai Goti, secondo altre addirittura erano saraceni, secondo altre ancora erano una parte di Albigesi dopo l'eresia catara, eccetera, che furono perseguitati addirittura in modo molto più crudele degli ebrei. Non avevano la possibilità di vivere nelle città dove stavano i cristiani, dovevano vivere in piccole comunità rurali, non potevano sposarsi né avere relazioni di alcun tipo con il mondo cattolico e con le città che erano dominate dalla religione cattolica, e addirittura nelle chiese potevano entrare soltanto se rimanevano in disparte, addirittura con porte specifiche e con acquasantiere specifiche, perché nessuno avrebbe messo mai la mano nell'acquasantiera dove aveva messo un cagò. Sono riuscito a trovare questa foto, che è del 1916, che rappresenta le dernier cagò, cioè gli ultimi cagò, cioè un giornalista francese che in un giornale del 16 dice che questo piccolo gruppo della Francia, del centro della Francia, in campagna, che è stato ritrovato, sarebbe l'ultimo retaggio dei cagò. Sono, come vedete, persone affette anche da dei limiti fisici molto particolari, probabilmente distrutti dall'endogamia, se questa è stata la loro genia, e che sono catalogati come gli ultimi, poi sono spariti. E, a fianco ai cagò, il tema è immenso, non potremmo trattarlo qui, ma diciamo come codice identificativo ci sono anche gli ebrei. Sugli ebrei c'è un complesso di norme vastissimo in tutta Europa. L'identificazione, il codice identificativo che designa l'ebreo con tutte le pregiudizio che li circonda sono di vario tipo, ma sostanzialmente sono il cappello a punta e la ruelle o la rotella, cioè veniva obbligato ad apporre sul suo mantello una rotella di cui addirittura gli istituti precisano anche le dimensioni, il colore della stoffa, prevalentemente giallo, con cui dovevano girare muniti di questo e quindi potersi fare identificare. Poi troviamo tantissimi documenti perché nel corso dei secoli ci sono continue istanze con cui si dice fatecelo togliere, lo posso portare sotto e non sopra, lo posso tagliere per i giorni della nostra Pasqua, sì, no, ci sono vari editti, papi, vescovi che rispondono, ma insomma tutta questa letteratura non solo illumina sulla discriminazione che fu esercitata, ma illumina sempre sullo stesso concetto, cioè la categoria va identificata e attraverso il codice identificativo le regole della distanza diventano regole importanti. Qui vediamo un'altra immagine sempre dal mondo ebraico con il cappello a punta, anche qui vediamo la rotella gialla, come vedete la borsa in mano, perché diciamo così, l'usura in molti statuti era consentita soltanto a loro, con molta ipocrisia, perché in alcuni casi l'usura serviva, però nello stesso tempo potevano farla solo loro. Ci abbiamo moltissimi documenti che mostrano questa sorta di schizofrenia, per cui da un lato sono utili, dall'altro però bisogna condannarli perché sono ebrei, eccetera. Qui ne vedete due addirittura che, no, in questo gesto infamante, con questo maiale, li vedete marchiati sulla schiena. Poi abbiamo per esempio un'altra categoria sono i folli. I folli, dalla storia della follia arcinota, è un tema molto interessante, ma diciamo così è interessante il passaggio anche iconografico, perché qui vediamo Giotto, la stoltezza, come detto, un uomo che si muove lentamente, che è vestito in un modo sciocco, è un uomo che non produce, che non serve alla collettività, è una valutazione assolutamente negativa quella con cui viene rappresentato. In realtà poi il folle, l'incipiens, passa e diventa connotato come il giullare, il folle piano piano si trasforma nel giullare. Ovviamente la connotazione negativa rimane, con essa il colore giallo che lo domina, comunque dei colori sgargianti. Il Medioevo è un periodo lungo, nella sua evoluzione, diciamo così, gli statuti cambiano, ma le modifiche spesso sono molto modeste. Se non è il giallo misto ad altri colori. Come vedete c'è il cappello con le orecchie, c'è questo bastone con l'effigie, che è il bastone da giullare, e c'è il giallo, anche qui viene ripetuto, e c'è questa connotazione negativa, in alcuni casi anche col sonaglio. Qui lo vedete, anche qui giallo misto col verde, il berretto con i sonagli, queste orecchie allungate come a rappresentare che sia non un uomo, qualcosa di meno di un uomo, che va verso l'animalesco. Viene accolto nelle corti,
diventa un personaggio che fa ridere nelle corti, questo lo giustifica. Tra l'altro, diciamo così, San Tommaso ne scrisse molto, ne scrisse dicendo che in fondo aveva la loro funzione, che erano crudeltà emarginarli e farli morire di fame ai lati delle città, per cui insomma cristianamente bisognava anche tendergli una mano. È interessante perché la nave degli stolti di Brand, che è molto interessante questo testo dove vengono rappresentate tutte le folie dell'umanità, è una iconografia che viene vista proprio come sì, sono divertenti, ma comunque li mettiamo in una nave e li mettiamo alla deriva, perché insomma gli stolti sono lì in questa nave che va senza meta, perché gli stolti non hanno una meta dove andare, possono andare ovunque, non hanno un porto da raggiungere, non hanno uno scopo da compiere, sono solo degli stolti, sono lì, divertono e così vengono rappresentati. Ecco, questo diciamo così in generale come categoria. E il giullare, anche qui vedete la connotazione in verde. Accanto a questi abbiamo tantissime altre connotazioni di categorie sociali con valutazione negativa, per esempio le prostitute, è stato scritto anche un testo sulle prostitute a Perugia, insomma le prostitute generalmente, anche qui c'è un po' di ipocrisia, per certi versi vengono considerate utili, per altri però vengono condannate. Qual è il segno identificativo della prostituta? Sono molti, generalmente anche qui è il giallo, un velo giallo, un lembo giallo di stoffa che venga messo sui suoi vestiti o che penda dal lato sinistro, un cappello a punta, delle acconciature particolari con in cima dei veli gialli, per esempio a Torino. Venezia è ancora più severa perché disciplina addirittura un vestito a tunica chiuso, allacciato sui fianchi, lo strascico è consentito leggermente più lungo delle donne per bene, ma comunque il colore giallo deve identificarle e consentirne la distinzione da queste in modo inequivocabile. Se non lo fanno, le pene sono molto severe, perché a Venezia addirittura ci sono molti processi che parlano del taglio del naso alle prostitute perché avevano violato l'obbligo di portare il segno identificativo e avevano permesso di mescolarsi in chiesa con le donne per bene, che è stata una cosa terribile, se no altrimenti ci sono fustigazioni o marchiature a fuoco, questo soprattutto nell'Alto Medioevo è molto frequente. Diciamo così, questo come tema generale, ma il principio di base su cui tutto questo ragionamento si svolge è sempre lo stesso. In questo periodo la necessità di identificazione della categoria è un'esigenza sociale insopprimibile. Tutti gli statuti sono ricchi di norme che disciplinano le categorie e le funzioni sociali. Queste categorie e queste funzioni devono essere facilmente identificabili. L'identificazione è un'autotutela per i soggetti, tra virgolette, sani, e in questo modo si contribuisce al benessere, diciamo così, della collettività. Grazie. Ammesso che riesca a soddisfarle, insomma. In pieno, perché è stata un'esposizione così completa. Ce ne hai una? Ah, benissimo. Funziona. No, intanto grazie perché è stata una lezione tanto piacevole quanto interessante. Dunque, sì, la mia una curiosità, perché lei ha menzionato il fatto che fallire si comincia a utilizzare proprio in volgare. Allora la mia domanda era questa, cioè è possibile che nel momento in cui passa, diciamo, dal latino al volgare, fallire rimane nella sua accezione di appunto fallimento? Perché prima nel latino voleva dire anche, mi viene in mente Sant'Agostino, si fallo renim sum, per esempio. Quindi è possibile che proprio quando passa al latino, al volgare, si cristallizzi in questo uso appunto del non riuscire a commettere una frode? Allora, io citavo questo statuto della mercanzia di Perugia, che trovo, guardate, veramente, per chi è curioso di argomenti come questo del diritto dei mercanti e soprattutto di questi istituti infamanti,
è molto raro trovare uno statuto così complesso e così, diciamo così, autorevole come è stato questo della Mercanzia Perugina, dove si menziona che cosa si dice in volgare, ma non perché i mercanti parlassero il latino, spesso loro normavano in volgare, si parlava il latino perché spesso il latino consentiva un'interpretazione normativa più corretta, o comunque perché i giuristi che avevano magari scritto il testo erano giuristi e quindi scrivevano la lingua colta dei latini. Il problema è che qui si recepisce un concetto che è una nomenclatura che è nata nei mercati. Cioè, probabilmente nei mercati nasce questo modo di fare, questo ingannare, si chiama fallire, per cui lo statuto dice quelli che rompono la fede e che quindi non pagano i loro debiti, che violano i contratti, insomma, quelli che alla fine fanno quello che in volgare si dice fallire. Ecco, questo è unico, cioè io non l'ho mai letto questo lo trovo molto interessante, è una piccola ricchezza di Perugia, secondo me, per la storia del diritto è una piccola ricchezza perugina. 1400, lo statuto di mercanzia nella versione del 1402 riporta proprio, nella variante, riporta proprio rumpentes fidem, che è bellissima come espressione, cioè veramente coloro che rompono la fede, è incredibile perché dà valore alla fede, fa capire quanto era importante l'affidamento e nello stesso tempo fa capire quanto era lesivo il romperla e quanto fosse forte il patto sociale che legava tutte queste persone, che ognuna nella sua funzione consentiva il funzionamento del meccanismo che era la città. Prego. Questa figura del mercante è bellissima, no? Con la pena necessaria se rompe il patto sociale, quindi il commercio, perché il mercante è comunque fondamentale, è anche una persona colta, eccetera. Poi siamo passati invece a questo senso di disprezzo, no? Verso il commercio. Quindi abbiamo, in pratica c'è stata un'evoluzione tutta diversa oggi, no? Se è commerciale non è culturale, oppure faccio orecchio da mercante, cioè sono cose diverse. Sì, questo è vero, però insomma credo che la connotazione negativa sia molto recente, qui parliamo del XIV-XV secolo in cui si sente, ma non solo perché lo dice Cutrugli, lo dice Stracca, lo dice Salgado, ci sono moltissimi autori che scrivono che cos'è la mercatura e ne scrivono in modo autorevole, mostrando l'esigenza di dire noi siamo arrivati, non copiando la classe nobiliare, ma attraverso un modo nostro di risalire, no, le gerarchie morali, conquistando posizioni, conquistando cultura, siamo arrivati e siamo diventati un perno della società. È giusto che noi governiamo, perché siamo una classe di persone affidabile, utile, solida e che genera ricchezza. In questo c'è una sorta di autocontemplazione, ma c'è senza dubbio il riconoscimento di un punto d'arrivo, di un cammino lunghissimo e quindi non tanto di una lotta di classe, ma diciamo così di una strada che parallelamente ai nobili ha portato la classe mercantile a conquistare una posizione tutta sua, per cui alla fine loro, creandosi le loro regole, disciplinando la loro attività, creandosi e ricavandosi i propri spazi anche in alternativa al diritto comune, spesso anche alle autorità municipali, diventano loro stessi parte integrante, quindi classe dirigente. Ecco, questo è il senso. E mi scusi, se il debito, anziché tra privati cittadini, fosse stato contratto dall'autorità, lo Stato, diciamo, nei confronti di un privato cittadino o di un gruppo di privati cittadini, era previsto un qualche cosa a questo riguardo oppure no? Beh, il credito da parte di diciamo così, di quello che possiamo adesso paragonare genericamente a un ente pubblico era disciplinato anch'esso, solo che il potere
diciamo così, contrattuale di un'autorità pubblica nei confronti di un mercante privato era particolarmente elevato, quindi si discuteva. Non a caso la nostra storia è piena di trattati con cui i re che si indebitano per fare guerre o per altre opere poi alla fine finiscono sempre per risolvere la cosa in trattati o in trattative diverse. Quindi noi stiamo parlando di persone che esercitano la loro attività e che sono soggetti a quello che è un rapporto contrattuale ordinario, di commercio ordinario, insomma una dimensione più limitata. Mi è parso di capire che nel corso dei secoli la giustizia è stata sempre più blanda nei confronti dei colpevoli. È un segno di civiltà o di decadenza questo? Io questo innanzitutto non lo condivido in generale. Perché dico questo? Dico che la legge è stata progressivamente meno crudele, che è una cosa diversa, non dico meno severa. Cioè, potrei farle degli esempi con cui le dico che in questo nel periodo di cui stiamo parlando c'erano reati che oggi finirebbero con una multa che potevano determinare la morte, o potevano determinare, come si legge negli statuti, ad trirem smittatur per decennios. Cioè, essere messi per 10 anni sulla nave a remi solo perché magari non si è rispettato un precetto religioso o si è fatto un furto modesto, oggi nella nostra coscienza civile ci dà come risultato una pena assolutamente sproporzionata. Si è mitigata la crudeltà della legge, perché il problema è che qui la legge veniva applicata con una ritualità e con una particolare modalità di applicazione, che erano crudeli. Perché cioè, prendere una persona, denudarla pubblicamente e costringerla a questo rito, per esempio a Padova i falliti non solo avevano quel lapis di Tuperi che avevo fatto vedere, quella pietra nera nel salone del Palazzo delle Erbe, dove noi possiamo immaginare tutta questa gente intorno che strilla, queste persone no, che sbattono, ma addirittura veniva ripetuta per 3 sabati. Se non avete visto, adesso ve lo rifacciamo vedere e vi riportiamo lì e ricomincia. Cioè, erano persone che rimano distrutte, anche perché il senso dell'onore, no? Che diciamo così oggi noi possiamo avvertire ledibile in certi limiti, in quell'epoca era molto più marcato. Quindi una persona che subiva una procedura come questa poteva morire di dolore, poteva diventare uno straccione da una parte di un porticato di una chiesa e finire così dopo pochissimo tempo. Quindi era marcata la crudeltà, la severità nella legge è stata sempre proporzionata al sentimento di disvalore sociale che il reato o comunque quell'inadempienza comporta. Prego. Ferocia del resto che era molto diffusa in tutto, molto diffusa. Diciamo, nella vita, nel modo di vivere, nella qualità di vita. Comunque, così per chiudere con una facezia, ecco, molte di queste procedure poi ci hanno raggiunto, no? Sono arrivate fino alla nostra epoca anche con dei modi di dire, come dicevamo prima, che abbiamo ora ben capito, per esempio, sono al verde. Sono al verde deriva da questo, come deriva da questo sono rimasto in brache di tela, sono finito con una mano davanti e una di dietro, proprio perché implica l'essere denudato sulla pietra. Sei la pietra dello scandalo, sei finito sul lastrico, oppure vai a Ramengo, per esempio, ad Aramengario, nel comune di Asti, i debitori venivano condannati e banditi e venivano relegati in un particolare territorio che era, diciamo così, il territorio del comitato di Aramengo, per cui si dice vai a Aramengo, come per dire vai relegato in quello spazio, non rompere, no? Diciamo così. Tutti questi detti, tutte queste superstizioni sono derivati proprio da questo tipo di ritualità, per cui guai. Ma per esempio nessuno avrebbe usato, adesso se andiamo a Bari e magari il sabato la colonna infame, tutti i ragazzini sono seduti lì sopra, fino a 100 anni fa nessuno si sarebbe mai avvicinato, solo per scaramanzia, con una pietra come quella, la colonna infame, guai. Al Pozzo di Milano nessuno si avvicinava, portava una sfortuna terribile,
guai, dice oggi devo fare un acquisto, ma non ci passo neanche davanti, quella è la pietra dei falliti, porta una sfortuna terribile, nessuno si sarebbe vestito con un berretto verde, ma neanche se l'avessero regalato, perché la caratura del culturale, il disvalore del colore o della ritualità era fortissima, fortissima. Quindi tutti questi modi di dire derivano proprio da questo, come deriva il termine bancarotta. Bancarotta deriva dal fatto che il banco dei cambiatori, siccome mettevano sul banco le monete necessarie all'attività del giorno, nel momento in cui finivano, non riuscivano più a pagare il cambio, quando arrivavano lì i bolognini, i ravennati, ricambiami denari, non ce l'ho più, a quel punto per rendere pubblico il fatto che il cambiatore non era più in grado di adempiere il cambio, veniva spaccato il banco. Da cui bancarotta, per esempio, questo è un altro tipo di terminologia che deriva da quel periodo, da questo tipo. Cioè, io devo identificare il soggetto che non è più affidabile. Oggi lo faccio attraverso delle pubblicità che sono cartacee, che sono i registri, il bollettino dei protesti, posso avere le pubblicità societarie. In quell'epoca dovevo inventare un sistema, non avevo altro modo. Dovevo farti vestire in un certo modo, dovevo costringerti a un comportamento, e guai se non lo fai. Quindi quando qualcuno sorride dicendo ma che sciocchezza che dovevo portare un vestito fatto così perché facevo quel mestiere, in realtà rispondeva alle esigenze di identificazione. Nell'identificazione c'è il rispetto reciproco e soprattutto il rispetto delle regole. Ecco perché se la prostituta non metteva il velo giallo, o se l'ebreo non metteva la rotella, o se il cagone non usava o se l'eretico, per esempio, non portava la croce cucita, l'eretico tra le pene più frequenti, più leggere, neanche tanto leggere, perché dopo la fustigazione del rogo veniva questo, c'era per esempio la cucitura della croce sui tessuti, sul vestito. Guai non portarla, doveva essere portato anche in casa, perché io dovevo riconoscerlo, chiunque doveva riconoscerlo, in quel modo si espiava, in quel modo si veniva identificati, quindi guai non farlo, moltissime regole attenevano proprio la necessità di garantire il rispetto di queste imposizioni. Volevo aggiungere una piccola postilla al discorso dei luoghi o degli oggetti connotati male. Sì. Tutti conoscono un palazzo ducale a Venezia, al piano terreno c'è un portico, al primo piano c'è una loggia. Le colonne sono tutte di pietra bianca, tolto due che sono di pietra rossa. Ci si può domandare perché in un palazzo così curato due siano fuori del sistema normale. Da quelle due, lì in mezzo, il banditore proclamava le condanne a morte. Non esiste un veneziano che andando sulla loggia ci si accosti. Quando ci fu un incontro tra Hitler e Mussolini, si incontrava a Venezia, tutte e due sfidarono il destino e si affacciarono in mezzo alle due colonne rosse. Bene, uno è bruciato nell'incendio di Berlino e uno è finito attaccato a un distributore di benzina. Quindi evidentemente non è che saranno vere, ma forse un'associazione tra certi luoghi e certi comportamenti mentali esiste, un minimo di base ce l'ha. Quella dei costumi è interessante perché c'è un rapporto di diretta proporzionalità tra il tipo di società e i vestiti. Più la società è castizzata, più i costumi sono. Tuttora in India, dove in dispregio della legge le caste sono rimaste, e si riconoscono i bramini che si vestono in un certo modo. Perché è chiaro che l'abito è il primo elemento identificativo. Se io voglio che tutto rimanga castizzato, devo mettere ogni pedina nella scacchiera al posto giusto. Tant'è vero che l'ha ripreso Hitler quando ha organizzato la devianza in varie classi, gli ebrei gli ha rimesso la stella gialla, gli assassini a stella rossa, eccetera. È tipico di chi vuol proprio codificare. E infatti la grande libertà degli abiti che abbiamo noi ora, no? Che guardi, io sono abbastanza anziano per ricordare un molto maggior rigore quando eravamo ragazzi. Noi, per esempio, al ballo c'era lo smoking, quella croce rossa, non c'entrava, perché in qualche modo era l'affermazione anche esteriore di appartenere a un certo ceto, perché non era gradito molto il populismo. Quindi uno che fosse venuto senza smoking in qualche modo violava una regola. Ora la grande libertà è proprio legata a un fatto,
al fatto che sia una società che volontariamente nega le classi sociali. Bene. Piazza Matteotti c'era una colonna che è sempre stata considerata come porto di una lanterna. Adesso, alla luce di queste cose, mi è venuto in mente, chissà che non sia nata come colonna dell'infamia, che poi è stata riciclata come lanterna. No, non le so rispondere, è possibile. No, ma quello... non credo che ci siano testimonianze, a meno beh, che però, non c'è però, qualche documento. Però sicuramente non sarà difficile ricostruire i luoghi in cui si eseguivano le sentenze a Perugia. Probabilmente un luogo simbolo è inevitabile che ci fosse stato. Quello che posso dire è un'altra cosa, invece. Questo si legge sullo statuto della mercanzia. Quando il fallito era un fuggitivo, comunque, per una serie di... adesso semplifico la cosa. Diciamo, giuridicamente, secondo il codice di Giustiniano, che è la tradizione, quindi è il diritto romano, è il sacro, l'absente, cioè l'assente, non può essere condannato, proprio perché è assente. Cioè, non c'è, quindi con chi staura il processo? Essendo un contumace, non puoi farlo. Invece, i mercanti... nel loro Ius Mercatorum, e Perugia fa la stessa cosa, superano questo concetto perché? Perché dicono che nel momento in cui tu aderisci alla corporazione, tu ne accetti le regole, e tra le regole c'è anche la deroga al diritto comune di reputarti presente anche se fuggi, perché se fuggi tu vieni considerato presente e inadempiente. Allora, in questo caso la citazione veniva fatta semplicemente affiggendo la notifica sulle porte della città. Io non escluderei che questo tipo di notifiche siano state anche connotate da pitture infamanti, perché questo avveniva in tutta Europa, e quindi io mi posso immaginare che questi falliti che siano stati magari citati con insulti, con rappresentazioni di vario tipo, purtroppo perdute, quelle che abbiamo visto... è stato un puro caso perché erano lettere, le lettere di infamia, o le pitture perché abbiamo trovato i bozzetti di Andrea del Sarto, altrimenti tutte le pitture infamanti di Firenze, di Arezzo, di Siena, di Venezia sono andate tutte perdute, perché poi passando il tempo la faccia non si riconosceva più e si dipingeva sopra. Ecco. Un altro? A Perugia abbiamo una testimonianza importante che anche ha dato il nome poi a una via, che è Via della Gabbia. Le persone, appunto, gli altri, i truffatori. Non ci funziona più il microfono. No, sentiamo benissimo, sentiamo benissimo. Via della Gabbia, sì, infatti. Non ci stupisce, in tutti gli statuti è previsto, nella tipologia di pene del Medioevo, ma non è soltanto del Medioevo, si applicava anche prima, l'esposizione al pubblico fa sempre parte dello stesso concetto, cioè l'essere esposti in gabbia, oltre, no, noi ce lo dobbiamo immaginare a gennaio o ce lo dobbiamo immaginare a luglio, cioè rimanere lì è una cosa veramente, non c'è nulla da ridere, era terribile, questa gente gridava disperata perché moriva lì dentro, quindi era molto pesante la cosa. Ma principalmente era l'esporre la persona al pubblico ludibrio, altrimenti l'avrei incarcerato. La gabbia era una pena autonoma dal carcere, proprio perché era connotata da infamia. Non a caso veniva data proprio per alcuni tipi di reato che erano particolari, in cui l'infamia diventava una connotazione fissa che si anticipava sempre alla pena. Quindi era per questo. Ma le troviamo in tutte le città italiane, sempre. La berlina e la gabbia si chiamano in 100 modi diversi, ma esistono dappertutto. Bene, io credo che la quantità di domande, di curiosità sia proprio legata al successo di questa interessantissima conferenza. Grazie, grazie davvero. Ho il piacere di dire che anche questa, come tutte le conferenze, è andata in streaming e quindi sarà poi di nuovo a disposizione nel nostro sito www.perugia1416.com.
Chiudo davvero con prima di tutto un grande grazie, ma anche poi ricordando che allora dopodomani sarebbe bello venire a sentire la conferenza di Rinaldo Tieri sugli eretici nel Medioevo e poi il 6 invece ricordo a San Matteo degli Armeni, il 6 alle 21 questa volta, quindi la sera dopo cena, il Medioevo nel cinema con Fabio Melelli. E sarà davvero interessante come tutte le sue conferenze accompagnate da brani di cinema, di film. Grazie, grazie a tutti per esserci e alla prossima. Complimenti Marco.